Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Paolo Del Negro, lavoro per UniCredit, come accennava Emilio. Ringrazio innanzitutto Algoritmica per l'invito qui oggi, vedo che siete molto, molto numerosi, anche se è sabato. Volevo, giusto per tarare un po' l'intervento, volevo sapere se qualcuno di voi conosce i certificati. Riuscite ad alzarmi la mano? Chi ha anche solo sentito parlare di certificates? Bene, siamo abbastanza numerosi. Allora, facciamo una piccola infarinatura, cioè di che cos'è un certificato, per poi andremo veramente nel pratico per vedere come utilizzarlo. Un certificato non è altro che un prodotto, una scatola, che contiene una serie di opzioni, una combinazione di opzioni, da una singola opzione a più opzioni, che un emittente, quindi in questo caso UniCredit, combina e impacchetta in un prodotto, si dice cartolarizza, e quota sul mercato. Con, come voi sapete benissimo, suppongo che siate abbastanza, diciamo, evoluti sulle opzioni, come voi sapete benissimo, una combinazione di opzioni mi va a generare una strategia di investimento. Oggi, e nello specifico, andiamo a parlare di certificati che sono veramente molto semplici, che sono composti da una singola opzione, ma hanno e mi offrono il vantaggio di andare a mercato con un fattore leva finanziaria. Emilio prima ha annunciato al medio lungo periodo, io passando dietro ho detto guarda che stiamo parlando di breve se non brevissimo periodo, perché questi certificati che adesso vi mostrerò sono molto adatti per negoziazioni intraday o su qualche giornata, qualche settimana, e ve ne spiegherò poi anche il motivo. Allora, stiamo parlando di benchmark certificates a leva fissa. Questi certificati sono composti da una singola opzione al proprio interno, che è un'opzione call con strike pari a zero. Per chi mastica un po' di opzioni saprà benissimo che un'opzione call con strike pari a zero, per definizione, lo strike è già passato, già in demand si dice l'opzione, in quanto è zero il proprio strike, e un'opzione che è in demand o deep in demand, molto in demand, che caratteristica ha? Ha la caratteristica di avere un delta, il delta è la greca che misura la reattività dell'opzione rispetto al movimento del suo sottostante, con delta pari a 100. Un'opzione con delta pari a 100, che in gergo tecnico si dice delta 1, ha la caratteristica di replicare fedelmente la performance del suo sottostante. Diventa un replicante passivo del sottostante. Noi abbiamo dato questo nome, quindi benchmark a leva fissa, a questi certificati perché? Perché abbiamo già degli altri certificati quotati che si chiamano benchmark certificates, che non sono altro che dei replicanti passivi del proprio sottostante, indici, basket di indici, singola materia prima, basket di materie prime. Suppongo che alcuni di voi abbiano già fatto l'accostamento a prodotti direi molto più famosi, che sono gli ETF, che fanno lo stesso tipo di mestiere sostanzialmente. Ci sono delle differenze. Come ogni volta mi piace ripetere, non sono qui per dirvi è migliore il certificato dell'ETF, non mi interessa questa cosa, però mi interessa che voi capiate magari anche come lavora un certificato, di modo che nella singola situazione contingente voi possiate scegliere se usare un prodotto o un altro. La principale differenza, due principali differenze tra il mondo ETF e il mondo certificate. La prima, a favore degli ETF, è il fatto che l'ETF è un fondo. E quindi il patrimonio dell'ETF è segregato rispetto al patrimonio dell'emittente. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se l'emittente fallisce, l'ETF, il fondo, ha comunque il patrimonio per restituire le quote. Dall'altro lato, un certificato non è un fondo, ma è confuso nel patrimonio dell'emittente. Quindi se l'emittente dovesse saltare o dovesse fallire, si corre il rischio di ricevere un rimborso parziale o non ricevere il rimborso del certificato. La seconda differenza è sotto l'aspetto fiscale. Con i certificati, se io vado a realizzare una plusvalenza, questa plusvalenza produrrà tutti redditi diversi, cioè completamente compensabili con un'eventuale minusvalenza derivata da azionario, fondi, obbligazioni, via dicendo, per obbligazioni
se vado a vendere in perdita, posso scaricarla interamente. Quindi un vantaggio fiscale, perché l'ETF, come sappiamo bene, con l'ETF ne posso scaricare solamente una piccolissima parte. Come? È cambiata? Come? Adesso posso scaricarlo interamente? Ah, niente, bene. Allora è aumentato ancora il... No, non ero al corrente di questa cosa. Grazie per l'informazione. Quindi, con il certificato posso scaricare interamente, sia un leva, sia un certificato, ad esempio, bonus, con un investimento di più lungo periodo, o che sia anche un certificato tipo Express, che funziona come un'obbligazione, cioè investo per 3 anni, ha delle date di osservazione, mi stacca dei rendimenti, questi rendimenti vanno, formano retto diverso, possono essere compensati con eventuali minusvalenze pregresse. Questa è la differenza tra i due, tra il certificato e l'ETF. Questo certificato, abbiamo detto, replica la performance del suo sottostante. A fine 2012 le principali borse mondiali, quindi la FTSE di Londra, con il nostro, che calcola il nostro indice FTSE MIB, Euronext, che calcola il CAC 40, la Deutsche Börse, che calcola il DAX, e la Stoxx, che calcola lo Eurostoxx, hanno deciso di calcolare i propri indici anche con un effetto leva finanziaria. Sono partiti da per 3, siamo arrivati a per 5 l'anno scorso, e all'inizio di quest'anno Borsa Italiana ci ha autorizzato, o meglio, ha cominciato a calcolare l'indice con un fattore di leva 7. Noi abbiamo quotato un certificato di tipo benchmark, che vi ho spiegato poco fa, su un indice a leva, e abbiamo ottenuto un certificato dotato di una leva finanziaria, però con delle caratteristiche particolari da quanto visto finora. Noi siamo abituati alle opzioni, ai covered war, hanno una leva, ai turbo certificate, hanno una leva, ma hanno una leva variabile, a seconda di dove si trova lo strike, il passaggio del tempo, insomma, hanno le caratteristiche pure delle opzioni. Invece questi indici sono semplici indici, dove le borse ci mettono una leva, la ricalcolano intraday. Noi, come detto, abbiamo quotato un certificato lineare su questi prodotti, abbiamo tenuto una strategia a leva fissa, ogni giorno la leva viene ricalcolata. Ve li faccio vedere sul sito. Questo è il sito dell'emittente, investimenti.credit.it. vado a cercarmi i prodotti a leva, quindi leverage certificates, entro nella categoria dei certificati a leva. Ne abbiamo attualmente 19, se ricordo bene. Voi vedete, allora, il primo certificato, eccolo qui. Abbiamo il codice ISIN, il codice trading, abbiamo il sottostante. Qual è il sottostante di questo certificato? È un indice che è stato chiamato Italia Leva 7, che ogni giorno, basandosi sull'indice FTSE MIB Total Return, cioè che reinveste i dividendi che vengono distribuiti dall'indice, ci mette dentro il fattore di leva 7, e questo certificato replica la performance del FTSE MIB moltiplicata per il suo effetto leva. Ieri, eravamo un evento a Milano, li abbiamo analizzati e seguiti, il mercato ha, adesso ci può essere qualche disallineamento di prezzo se non sono state effettuate negoziazioni proprio in chiusura, ma io suppongo che il mercato abbia guadagnato poco più dell'1%. Ieri voi vedete che il certificato long, quindi per 7, ha guadagnato l'8,18% ieri, con un prezzo che va da 58,80 in lettera, 59,80 in denaro, 58,90 in lettera. Questi certificati sono quotati sul mercato Sedex di Borsa Italiana, sono acquistabili tramite qualsiasi intermediario, è come andare a acquistare sostanzialmente un'azione, e possono essere negoziati in continuo dalle 9 del mattino alle 17.25, quindi possono essere acquistati e venduti in continuazione. Su questa particolare categoria di certificati c'è una figura che viene chiamata market maker, che ne va a garantire la liquidità. Questa persona giuridica prima e fisica poi, in quanto è un trader che lavora in banca, è sempre presente nel book, un prezzo in denaro, un prezzo in lettera, e voi appunto avrete sempre la controparte con cui rapportarvi in caso di acquisti e successive rivendite. Sono certificati che generano molto turnover, questi scambiano tra, noi siamo in 4 emittenti a proporli, siamo in completa competizione uno con l'altro.
l'altro, spread, presenze, quantità minime e via dicendo, e appunto vengono negoziati in continuo sul mercato, possono essere acquistabili tramite qualsiasi intermediario, e appunto il market maker ne va a garantire la liquidità a un prezzo in denaro, un prezzo in lettere. Sono molto scambiati, come vi dicevo, scambiano circa tra tutti gli emittenti, scambiano tra gli 80 e i 100 milioni di euro al giorno sul mercato SEDEX, quindi numeri di tutto rispetto, anche se stiamo parlando comunque di prodotti relativamente di nicchia che stanno crescendo negli ultimi anni, quindi troverete dei book molto profondi, molti livelli, però diciamo il book formato di un derivato formato dal market maker, dovete essere coscienti che non è un book classico tradizionale come può essere un book azionario, cioè il prezzo del certificato non sale perché ci sono più compratori rispetto ai venditori, o non scende perché ci sono più venditori rispetto ai compratori, ma sale se il suo sottostante si muove. E il market maker, nel momento in cui il sottostante si muove, adegua proprio il prezzo del certificato a seconda del movimento del sottostante. Ieri ha adeguato il prezzo di questo certificato fino a 58,90, facendogli guadagnare l'8,18%. Al contrario, il secondo certificato, che è Unitalia per meno 7, quindi è lo short, con cui io posso andare short sul mercato, quindi l'indice mi perde l'1%, questo certificato mi guadagna il 7%. L'indice mi perde l'1 e qualcosa, come ha fatto ieri, il certificato perderà l'8,32%. Quindi dobbiamo essere consapevoli che maneggiamo leva finanziaria, quindi strategie molto ferree e rispettate, soprattutto con livelli di stop loss e di uscita, sia stop loss che take profit, nel mio personalissima opinione, ognuno può fare quello che vuole sul mercato, ma maneggiando leva finanziaria la disciplina è fondamentale per non rimanere scottati. Perché, come visto, il primo guadagna l'8, il secondo perde l'8. Se noi siamo sul primo siamo contenti, se siamo sul secondo insomma forse lo siamo un po' meno. Altri fattori leva, FTSE MIB per 5, long, per 3 long, questo è un per 5 short, e anche questo sono identici, solo che hanno due prezzi diversi. Il mercato negli ultimi mesi è salito molto, questo certificato per 5 short è stato quotato a fine dicembre 2012, logicamente il mercato salendo è andato a erodersi il prezzo del certificato, perché il certificato continuava a scendere con effetto leva finanziaria, è stato quotato a un prezzo circa di 12-13 euro, vado a memoria, ma a fine 2012 era quello il prezzo, ed è arrivato a 0,29 centesimi. Mentre quest'altro certificato, che è stato quotato anche lui con un prezzo di intorno ai 15 euro, adesso lo troviamo a 65 euro. Altri fattori di leva, abbiamo visto, per 3 long e meno 3 short. A inizio di quest'anno abbiamo voluto espandere la gamma dei certificati a leva, anche per dare un po' di differenziazione territoriale, oltre che per fattore di leva, e abbiamo cominciato a quotare su Eurostox, DAX e CAC40 con fattori di leva 5 e 7 sia long che short. Quando trovate il meno davanti allo short, quando trovate il per 5 o per 7 è il long. Quindi si può accedere anche a questi indici con una semplice negoziazione sul mercato italiano. Allora, i prodotti sono relativamente semplici, abbiamo visto, hanno un fattore di leva, questo fattore di leva viene ricalcolato ogni giorno. Ma proprio questa cosa deve essere approfondita, cioè cosa succede a un prezzo quando la sua leva viene ricalcolata ogni giorno? Mi posso trovare in una condizione favorevole o mi posso trovare in una condizione sfavorevole? L'effetto leva genera, non è solo l'effetto leva lo amplifica, però l'effetto e ricalcolare il prezzo sulla chiusura del giorno prima mi genera il cosiddetto effetto dell'interesse composto. Cioè, nel momento in cui io vado a calcolare la performance su un prezzo sempre più alto, la somma delle performance dei vari giorni, o meglio, la performance realizzata effettivamente dall'indice sarà superiore alla performance realizzata giorno per giorno. Perché? Perché quelle performance vengono realizzate sempre su un prezzo sempre più alto.
Ok? Allora, avevo... Vediamo se riesco a trovare. Nel sito noi abbiamo sempre un'ampissima sezione di formazione su tutte le tipologie di prodotti e mi trovo anche i certificati a leva, dove posso andare a studiarmi, perché non c'è più pagina, posso andare a studiarmi che cos'è, non va giù, l'interesse, c'era un mouse buono, l'interesse, l'effetto dell'interesse composto. Allora vi faccio un primo esempio, perché possiamo trovarci in due situazioni differenti. La prima situazione è un andamento lineare del mercato. Poniamo che io qui vi ho fatto veramente esempi scolastici, scusate se non ho messo le virgole alle performance, ma è proprio semplicemente per spiegarvi. Allora, poniamo che il giorno 0 l'indice valga 10.000, il certificato a leva 5, l'ho fatto su leva 5 perché è un po' più storico, quota 100 euro. Abbiamo visto che non è così, però ho fatto cifre veramente tonde. Allora, il giorno 1 l'indice mi sale dell'1% e mi va a 10.100. Il certificato, che ha una leva di 5, mi guadagna il 5%, passando da 100 a 105. Secondo giorno l'indice mi guadagna un 4%, va a 10.505. L'indice mi guadagna, il certificato mi guadagna 20%, perché lo moltiplica per 5. Ma su cosa? Su 105. E quindi mi va a 126. Il terzo giorno, ulteriore progressione dell'indice, del 5%, con 10.000 punti, la performance è intorno al tra il 10 e l'11 nel FTSE MIB, il certificato invece che è andato a guadagnare il 25 l'ultimo giorno, su 126 mi passa a 157,5. Performance dell'indice, come detto, performance del certificato è superiore al suo fattore di leva. Ha performato meglio, ha fatto meglio di 5 volte l'indice sui 3 giorni. Perché? Perché il primo giorno ha guadagnato il 5 su 100, il secondo giorno ha guadagnato il 20 su 105, il terzo giorno ha guadagnato il 25 su 126. Effetto rullo ha fatto sì che il certificato in una condizione di mercato lineare, per salita o discesa, mi performasse meglio della performance dell'indice moltiplicata per il suo effetto leva. Questa è la situazione, diciamo, favorevole per il possessore del certificato. Ma se l'indice non si muove con un movimento costante o di salita o di discesa, io posso incontrare dei problemi con il certificato. In quanto, se il primo giorno mi guadagna, il secondo giorno mi guadagna, il primo giorno il 2, il secondo giorno il 3, il certificato mi guadagna il 10, mi guadagna il 15, il terzo giorno l'indice ripiega del 2. Il certificato mi ripiega del 10, ma su che cifra? Su 126,5. Quindi da una cifra, da un livello alto, è venuto giù del 10%, portandosi a 113,85. Performance 3% circa dell'indice, 14% del certificato invece che il 15%. Ha performato meno della performance dell'indice moltiplicata per il suo effetto leva. Se io detengo il certificato per più giorni, so che mi posso scontrare con l'effetto dell'interesse composto. Quindi in una situazione lineare il certificato crescerà di più, in una situazione non lineare il certificato soffrirà. In una situazione estremamente laterale è fortemente sconsigliato l'uso di questi certificati, perché può essere che l'indice mi guadagni anche qualcosina su più giorni, ma il certificato dura addirittura mi va da perdere. Perché se ho un giorno dove mi guadagna e il giorno dopo viene giù pesante, il certificato viene giù molto più pesante e va a creare una possibile perdita quando l'indice magari è leggermente positivo. Quindi situazioni ideali per l'utilizzo di questi certificati sono o l'intraday, dove la corrispondenza tra performance dell'indice e leva del certificato è perfetta, sul multiday posso scontrarmi con questo effetto. Questo è molto importante, diciamo che è una delle poche cose importanti su questo certificato, perché il resto è molto molto semplice, chiaro, poi manca tutta la parte prima, cioè la parte di analisi per valutare un possibile investimento su questa tipologia di prodotti, un possibile investimento a leva. Ma per questo a fianco a me c'è Andrea, che conoscete benissimo, dove lui ha, tramite algoritmica, ha creato un servizio a fa girare, adesso lascio a lui la parola,
lo presento velocemente, fa girare un trading system all'apertura dei mercati, e se questo trading system genera un segnale, si va a mercato con un certificate. Ma direi che Andrea sei sì. Tu l'esperto in questo campo. Sì, prego. Allora, intelligentissima domanda, cosa che io ho scordato di dire. Allora, prima considerazione è, logicamente l'interesse composto, come detto, c'è ovunque. Quando siamo in presenza di un effetto leva, questo viene amplificato. I tagli minimi dei certificati, il mercato SEDEX è un mercato retail puramente. Il taglio minimo dei certificati sono sempre 1. Lotto minimo è sempre 1. Quindi, se vogliamo paragonarlo con un future, io compro un lotto di un future oppure compro 15.000 euro in certificato leva 7. Più o meno controllo sempre 100.000 di indici. Okay? Innanzitutto c'è da fare una piccola considerazione. Sul future pago, chi è che sa quanto si paga di Tobin tax sul future? Sopra i 20.000 punti. 75 centesimi a negoziazione. Certificati, se io compro 15.000 euro di un benchmark a leva 7, controllo l'equivalente di un future, Tobin tax 7 centesimi e mezzo, quindi 10 volte inferiore, perché sono prodotti listati sul mercato regolamentato. Quindi il legislatore ha deciso di penalizzare un po' di più, lasciamo perdere il future è saltato a 75 quando è passato sopra i 20.000 punti, però ad esempio tutto quello che riguarda le negoziazioni fuori mercato, il legislatore ha deciso di penalizzarle di più rispetto a quello che era tutto listato su un mercato regolamentato dove ci sono controlli, dove ci sono, noi abbiamo, come la figura del market maker, abbiamo un obbligo di presenza minima nel book, abbiamo un obbligo di spread massimo nel book e abbiamo un obbligo di quantità minima da esporre nel book. Siamo sempre controllati dalle autorità di vigilanza. Quindi con un lotto minimo 1 lei può entrare, abbiamo visto prima i prezzi, non parlo dei 26 centesimi, ma parlo anche dei 58 euro del long leva 7, può entrare con 58 euro, paradossalmente. Ma non solo questo, non saranno mai chiesti margini iniziali, margini di garanzia, perché? Perché il prodotto è un prodotto che non mi potrà mai perdere più di quello che io ho investito nel suo valore. Non ci sarà mai nessuno che mi chiede di rimarginare o di coprire le posizioni. E questo, secondo me, è un vantaggio anche del certificato, non solo nel taglio di entrata della posizione, su quanto esattamente voglio investire io. Se io ho un portafoglio di, non lo so, 5-10.000 euro e voglio dedicare 500 euro alla leva, certificati sono molto adatti per questo scopo, proprio perché posso tagliarlo esattamente sulla quantità di capitale che io voglio investire con leva, o voglio rischiare con leva, ma posso anche gestirmi la posizione durante l'investimento, cioè tecniche di appunto gestione, mi compro una size, ne compro 1.000, mi sale molto, vendo 500 per mettere a sicuro il guadagno, con gli altri 500 vedo se risale ancora, ma posso farlo con 50, con 5, cioè è estremamente flessibile. Questa è una delle caratteristiche. Costi di intermediazione, questo dovete chiederlo al vostro intermediario, perché sono prodotti quotati sul mercato SEDEX, noi siamo la fabbrica prodotto, stampiamo e quotiamo e voi lo potete comprare da qualsiasi intermediario. In questo momento abbiamo due partnership in corso con due broker, con Directa Sim e Bink Bank, potete acquistare questi certificati senza spese di negoziazione o con spese di negoziazione agevolate per favorire un po' l'utilizzo dei prodotti, ma non per spingerne l'utilizzo, ma per far sì che voi possiate negoziare quantità anche veramente piccole, 100-200 euro, dove le spese di negoziazione inciderebbero moltissimo sul trade, proprio per imparare a conoscere questi prodotti senza pagare le spese di negoziazione. Si diceva, il servizio di algoritmica. Sì, con algoritmica. Scusami. Prego, prego. C'è un'altra domanda. Prego. Sì. Allora, succede che il mercato,
nel suo calcolo dell'indice, perché in fondo è l'indice che dovrebbe perdere il 105 e il certificato che lo replica ne dovrebbe perdere il 105. La borsa ha messo dei meccanismi di sicurezza per evitare queste cose, cioè, e dice, attenzione, guardate che se il mercato su una singola giornata mi perde il 10%, arriva a perdermi il 10%, il certificato per 7 perde il 70, io stoppo immediatamente il calcolo del mio indice a leva. Lo stoppo in quel momento per 5 minuti. Dopo i 5 minuti lo faccio riprendere come se fosse scavallata la giornata, e cioè andando a ricalcolarne la performance e la leva sul prezzo di chiusura di 5 minuti prima. Questo logicamente fa sì che il certificato non possa mai andare sotto zero. Com'è? No, non ci può andare di colpo, perché a 10% la borsa ferma la negoziazione dell'indice e fa scavallare la giornata. Quindi anche se dopo perde un altro 10, ma lo perde sul prezzo di 5 minuti prima. Quindi... No, però è questo proprio, evita che il certificato vada a zero o sotto zero. Come? Ma questo non l'ho mai analizzato, questo non l'ho mai analizzato pienamente, ma io ritengo che a una certa performance la borsa, stoppi, non so se poi decida un prezzo sul 10%, adesso questo non lo so, è troppo, è una cosa tecnica che non ho analizzato. Voi avete ancora visto gap down a 15% in apertura? Tutto è possibile nel mercato, nessuno mai lo dice questo, arrivo su. Sì, gap down superiore al 15%. Ma di un indice? O di un'azione? Ah, noi stiamo parlando di indici, insomma, adesso. No, perché io ho una statistica delle peggiori performance realizzate dagli indici, ma non mi sembrava di aver visto che era almeno... Noi abbiamo solo su indici, in questo momento, abbiamo solo su indici. Se alzano la top tax magari pensiamo di mettere qualcosa anche su un'azione, perché insomma ormai erano veramente massacrati negli ultimi 2 anni, come tutti sapete la tassazione è triplicata sulle borse, quindi insomma comunque incide in quello. C'è la signora, scusa. Boh, noi avremmo voluto farli open end, cioè senza una data di scadenza, però borsa ci ha imposto una data di scadenza, la più lunga che ci dava la possibilità era 5 anni, noi abbiamo scelto 5 anni, quindi quelli emessi nel 2012 hanno scadenza 2017, quelli emessi nel 2013 hanno scadenza 2018. Quindi uno può utilizzare anche nel caso che sia un cambio di trend di... No, assolutamente, tenendo sempre presente l'effetto di interesse composto. Con Algoritmica abbiamo creato un progetto, diciamo, di valutazione di come i certificati replicano l'indice. Quindi abbiamo sostanzialmente creato un servizio completamente gratuito, quindi se qualcuno di voi non lo conoscesse vi invito ad andare sul sito di Algoritmica e cliccare sul pulsante FTSE MIB, oppure ancora più semplice abbiamo creato un redirect sul sito algocertificate.com, che automaticamente non fa altro che reindirizzarvi sulla pagina dedicata, e in questa pagina trovate un po' tutta l'informativa del servizio, che ripeto è completamente free, in cui ci si può iscrivere lasciando il proprio indirizzo email e giornalmente inviamo i segnali operativi. Ora vi ruberò solo un minuto per darvi un accenno, perché così poi andiamo avanti con gli altri interventi, però trovate in questa pagina un video che è la registrazione di un webinar che facciamo trimestralmente per fare il punto della situazione su come sta andando il servizio. Il primo webinar che si è tenuto c'è stato il 15 di marzo, quindi ormai sono già passati 3 mesi, e infatti la prossima settimana, sabato mattina, facciamo il secondo webinar trimestrale in cui facciamo il punto della situazione. Quindi se volete vedere, nel primo webinar abbiamo spiegato proprio bene come funziona il servizio, quindi come si leggono i segnali e come si utilizzano. In realtà però è poi abbastanza semplice, nel senso che ogni giorno esce fuori un'email
automatica, oppure potete andare anche sul sito, nella pagina, qui sono già pubblicati sempre, in cui trovate i segnali, adesso sono anche sull'Eurostoxx, ma ora non aprire troppe parentesi, sul FTSE MIB. E noi cosa stiamo facendo? Generiamo segnali con un trading system sul future del FTSE MIB, sul quale abbiamo uno storico che ci permette di fare una valutazione discreta, diciamo, di quello che è lo storico appunto delle performance del trading system, perché sui certificati adesso iniziamo ad avere uno storico già di un anno e mezzo circa, se ricordo bene, e quindi già si può iniziare a fare qualche studio, però come vedrete dopo, nel prossimo intervento, quando ci sarà Matteo Del Bianco che vi parlerà di come valutare un sistema, come mettere in piedi un'infrastruttura, è richiesto uno storico abbastanza profondo per fare la valutazione. Quindi abbiamo generato i segnali sul future e quando questi segnali vengono eseguiti teoricamente sul future andiamo a mercato sui certificati. Sì, prego. No, 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 semplicemente adesso sì, ho capito, il signore chiedeva se è possibile creare una serie storica, cioè ipotizzare quello che poteva essere lo storico del certificato seguendo il comportamento che ha avuto negli ultimi anni. Sì, diciamo che abbiamo preferito focalizzare l'attenzione su quello che era il future, perché ci dava più certezza sulla valutazione del sistema, perché i prezzi del future erano effettivamente stati quelli. Ora, pian pianino stiamo iniziando a lavorare anche sulla serie storica dei certificati, che adesso inizia a essere, non è lunga ancora, però inizia a essere già abbastanza profonda per fare le prime valutazioni, e non escludiamo in un prossimo futuro di e modificare il servizio anche mettendo i segnali diretti sul certificato, che chiaramente sono più semplici da seguire, perché se io dico voglio comprare 100 certificato, devo solo guardare che il certificato arrivi a 100. Con questo servizio invece dobbiamo valutare qual è l'andamento del future e se raggiunge un determinato prezzo allora andare a mercato sul certificato. In realtà è poi semplice da concettualmente da seguire, però ogni giorno quindi trovate quelli che sono i segnali. E se il FTSE MIB raggiunge il prezzo 21.740, lo acquistiamo il certificato, in questo caso leva 7, quindi facciamo un'operazione long. Se invece raggiunge 21.520, ad esempio andiamo short, mettiamo lo stop loss, quindi copriamo la perdita, diamo una definizione massima alla nostra perdita, ipotetica perlomeno, e chiudiamo tutte le posizioni a fine giornata, quindi è un codice che lavora intraday. Ecco, direi che già ho detto abbastanza. In questa pagina trovate tutte le informazioni su come il servizio viene fornito, trovate anche i performance report storici dell'ultimo periodo e delle ultime operazioni comparate tra il future e il certificato, in cui stiamo appunto facendo con i nostri lettori lo studio di valutazione della replicazione del certificato rispetto al future. Quindi se siete interessati appunto anche solo a vedere un po' come il servizio funziona, andate nella pagina algocertificate.com oppure su algoritmica.pro nella sezione FTSE MIB. Grazie.